Ragazzi, primo haul di questo 2021 che riguarderà appunto i miei regali di Natale. Vi avviso subito che in questo video ci sarà una nettissima divisione, infatti questa prima parte che sto girando oggi riguarderà i regali che mi sono stati fatti dalle persone, invece la seconda parte, che appunto sarà consecutiva alla prima, riguarderà gli autoregali che ho appena ordinato e che quindi arriveranno tra qualche giorno. Comunque abbiate pazienza, cambierò look, ma sono sempre io. Vado a pescare nel mio magico contenitore che vi faccio vedere dopo perché è un regalo di Natale anch'esso. Il primo regalo di Natale è una cosa che io non credevo di aver bisogno, ma che mia mamma ha deciso di regalarmi, tra l'altro con un dettaglio che mi è piaciuto tantissimo: un fantastico accappatoio. Un accappatoio azzurro con il mio bagno, e infatti ho apprezzato tantissimo questa cosa. Il mio vecchio accappatoio in realtà era veramente consunto. Adesso lo indosserò e vi farò vedere il dettaglio che ha deciso di aggiungere mia mamma, facendolo a mano, tra l'altro. Cioè, mi è piaciuta tantissimo questa cosa. Guardate qua! C'è il mio soprannome ricamato a mano dalla mia mammina, che è una persona molto creativa come me. L'ho adorato, l'ho davvero adorato e tra l'altro è decisamente molto meno usato rispetto a quello che avevo prima, che era rosa. Tra l'altro non si abbinava al mio bagno. Cosa abbiamo qua? Anche questo è un regalo della mia family. Riguarda due cose. Allora, la prima, non so se avete seguito su Instagram nelle stories del mese scorso il mio calendario dell'avvento. Dopo un po' l'ho smesso perché era sempre una ripetizione, ma la mia mamma mi ha regalato gli avanzi. Dato che io sono intollerante al lattosio, tutti i dolci che ho in casa devono essere appunto senza latticini, via dicendo. E questi sono gli avanzi, diciamo, delle cose che erano contenute nel calendario dell'avvento. Quindi abbiamo dei marshmallow della Haribo, questi biscotti ripieni di cioccolato della Scotti, sì, con riso, senza lattosio. Poi abbiamo tre plum cake, merendine, madeleine, non so, ripiene di marmellata, se non mi ricordo male non mi avevano fatto impazzire, però sono senza lattosio, quindi va benissimo. E poi delle meringhette che sono contenute nell'ennesimo regalo di Natale, che è un set di tazzine da caffè. Se vi ricordate, era uno dei miei desideri per il Natale 2020, perché appunto erano andate tutte distrutte le mie vecchie tazzine con tutti i cuoricini, le stelline tutte rosa. Sono molto carine, ma soprattutto mi servono, quindi sono molto contenta che me le abbiano regalate. Poi, cosa c'è qua? Allora, la mia vicina, nonché padrona di casa, mi ha regalato un fantastico set di cosmetici base. Tra l'altro, io dovevo cambiare il mascara. La matita nera ce l'ho, però una in più non guasta mai, dato che è una di quelle cose che io uso molto spesso quando mi trucco, almeno perché normalmente non mi trucco. E poi un illuminante, il tutto della Marion No, che è una marca comunque abbastanza buona. Allora, il prossimo regalo è un regalo che vi devo raccontare assolutamente come l'ho scoperto. Mattina di Natale, ovviamente come da tradizione, ci siamo ritrovati tutti sul divano aprendo a turno i vari pacchetti. Non toccava a me in quel momento, però spostandomi sul divano ho visto il retro di una copertina di un libro che ero sicura di avere, perché è appunto un libro che fa parte di una collana e io ero convintissima che qualcuno me l'avesse fregato per leggerselo in segreto e mi chiedevo come mai, dato che l'argomento riguarda la Disney e pochissime persone all'interno della mia famiglia adorano la Disney quanto me al punto da leggere dei romanzi. Poi ho preso questo libro e mi sono ritrovata tra le mani altri due volumi della collana Twisted Tale, che erano nel mio carrello di Amazon perché erano in attesa di essere acquistati. Voglio comunque completare la collezione, anche se riguardo alle letture che ho già fatto di questa collana sapete che hanno ricevuto dei risultati medi, però non vedevo l'ora di acquistare i due usciti quest'anno, che sono Gelo nel cuore, dedicato a Frozen, e Parte del tuo mondo, dedicato alla Sirenetta. È stato un regalo super apprezzato, ma soprattutto il modo in cui l'ho scoperto mi ha veramente scioccata, perché non me l'aspettavo. E me li ha regalati il mio fratellino, che tra l'altro mi ha regalato anche i precedenti due. Quindi diciamo che finché questa collana avrà seguito, lui sarà a posto con i regali nelle varie occasioni. Due miei amici hanno deciso di farmi insieme un regalo di Natale, un portafogli dedicato alla saga di Harry Potter. È molto particolare perché non ha il classico look, diciamo, del merchandising di Harry Potter, quindi con gli stemmi
e via dicendo, come se fosse stato fatto a mano, come se fosse un piccolo quadro, molto carino. Tra l'altro di questa misura non li ho mai usati, vedrò se sono comodi, io di solito li uso molto più piccoli, mal che vada finirà nel mio altarino di Harry Potter. La mia amica Ale mi ha regalato un profumo della Police, tra l'altro ho quasi finito il mio profumo attualmente in uso, oddio come brilla questa cosa. Infine, un regalo che ho apprezzato tantissimo è questo, un maglione blu apparentemente normale che però mi ha fatto a mano la mia nonna. È un colore che, vabbè, lo vedete dalla grafica del canale sia dal mio outfit di oggi, che il blu è un colore che mi piace tantissimo e l'ha fatto tutto lei, ci ha messo tantissimo tempo. In realtà questo mi doveva arrivare per il mio compleanno, che comunque era fuori stagione, però mi è arrivato per Natale ed è stato veramente apprezzatissimo. Mia nonna quando ero piccola mi faceva sempre maglioni a mano, è stata veramente bravissima, cioè guardate che bello. Ultimo regalo che mi hanno fatto, l'ho detto prima, il contenitore diciamo di tutti questi regali, il mio carrello per la spesa, tra l'altro che ha queste rotelline che servono per salire le scale, e dato che il mio ingresso è prima di una scalinata è ottimo, ottima questa cosa, e così almeno eviterò di spaccarmi la schiena ogni volta che faccio la spesa. Tutti regali molto apprezzati, ma adesso sarete curiosi di sapere cosa mi sono autoregalata, quindi cambio. E mi stavo pure dimenticando. Ho appena scoperto che per una questione di corrieri e spedizioni, insomma le solite palle, verrete interrotti ancora almeno un paio di volte. Però vi voglio mostrare alcuni degli autoregali che mi sono arrivati o che sono andata a prendermi. Partendo da questa cosa che io volevo assolutamente tantissimo per Natale, ma che nessuno ha avuto la brillante idea di regalarmi, un top set di oli essenziali. Non l'ho ancora aperto, stavo aspettando voi, ben per questo. Questo sarà diviso in parti, che così io posso piano piano usarle le cose. 100% Pure Plant Essential Oil Set Therapeutic Grade Top 6. Ah. Wow! A parte che già annusando, credo che qualche olio abbia perso. Oppure qualche olio sia particolarmente forte. Comunque sono questi qua. Non so se leggete i gusti, comunque sono lavanda, menta, limone, eucalipto, arancia dolce e tea tree. Gusti base, secondo me. Non vedo l'ora di andare a vedere il manualetto che vi ho fatto vedere nel wrap up per scoprire per quali usi li posso utilizzare. Grazie Giorgia di avermi fatto questo regalo. L'ho preso su Amazon. Sempre su Amazon ho preso altre cose, alcune non mi sono ancora arrivate. Tra queste cose però c'è questo. Improvvisamente ho avuto gli occhi azzurri di Paul Walloon, un istrici salami. Sapete che io ho una passione pazzesca, e questo qua era nella mia lista dei desideri di Amazon da un sacco di tempo. Cosa è successo? Volevo arrivare a un tot, perché comunque un limite me lo do negli acquisti, dato che è l'occasione di fare acquisti e faccio un taglio al fioretto solo in due occasioni all'anno. Ho detto, perché non aggiungerci il libro più economico che ho nella mia wish list? Sembra la classica storia della bambina sfigatella, però ve lo dirò quando la leggerò. Una seconda parte dei miei autoregali l'ho fatta da Tigotà. Vado abbastanza spesso per acquistare soprattutto i prodotti per i capelli che avevo stirato per Natale, perché sono andata dal parrucchiere e io li stiro sempre quando vado dal parrucchiere, perché sono dell'idea che non li sappiano fare ricci, però poi il risultato è questo, una crespaggine orrenda da strega sulla mia testa. Vado da Tigotà comunque normalmente per prendere prodotti specifici per la pelle e per i capelli, ma di solito cerco di contenermi un pochino per quanto riguarda la spesa. Invece, dato che io ho una passione per le maschere viso, prima ho cercato su Amazon, perché gli ultimi set di maschere viso assortite li avevo presi su Amazon ed erano le classiche maschere coreane dei gusti più disparati. Non le ho trovate, o meglio, le ho trovate ma erano tutte uguali, quindi non aveva senso, cioè, e la mia creatività dei gemelli dove finisce? Sono andata da Tigotà e per una volta mi sono detta, ma perché non ti prendi delle maschere così, senza guardare particolari prezzi o cose del genere? In realtà li ho guardati. È una deformazione mentale. Una volta che parti con l'idea di risparmiare, lo farei per tutta la vita. Ho preso tot maschere viso, sono tantissime, adesso ve le faccio vedere in ordine di marca. Queste tre della Seven Heaven. Abbiamo Passion Peel Off al melograno, suppongo. Questa l'ho già provata. Chocolate Mud al cioccolato, anche questa l'ho già provata. E poi abbiamo una che mi ha sempre spaventato molto,
perché è una red hot sauna, quindi suppongo ci sia del peperoncino ed è una maschera detox. Vi farò sapere una volta che la provo se è funzionale. Ah no, è l'argilla rossa, comunque mi spaventa tantissimo. Poi abbiamo una marca conosciutissima che è la Nivea, la maschera nutriente viso, miele e mandorla. Questa l'ho provata di recente, l'ho trovata molto buona, effettivamente la pelle poi ringrazia una volta che l'avete usata. E poi questa qua non l'ho ancora provata, però ragazzi andiamo verso i 30 anni e ho l'impressione che le rughe stiano solo aspettando il momento giusto per apparire, quindi mi sono presa la Q10 Power maschera antirughe, che in realtà ti dice rassoda e tonifica. Non credo che sia di quelle che tirano come delle pazze, perché alla fine le maschere antirughe hanno la funzione di tirare la pelle, tipo effetto lifting, ma non penso sia una di quelle. Però anche questa, come quella della sauna, vi dirò poi una volta che l'ho usata. Le My Mask sono maschere che ho già provato perché le avevo trovate in offerta 2 anni fa, mi sembra, e le avevo prese tutte di tutti i tipi, quindi queste sono sicura di averle provate. L'Original è per pelli impure a tendenza grassa, dermopurificante con argilla verde e bardana, ed è questa qui. E poi abbiamo la My Mask Anti-Age, vedi sopra, per pelli mature, nutriente elasticizzante con burro di karité, olio di jojoba e melograno, che è questa qui. Poi abbiamo la Delidea, di cui ho provato un detergente viso molto buono, però non ha questo gusto. Maschera mela e bambù, purificante, e ce n'è in 2 confezioni, quindi nel caso mi piaccia la posso fare 2 volte. Infine abbiamo le Driadi, anche di questo ho preso già dei prodotti che mi sono piaciuti molto. La maschera riequilibrante viso al pompelmo rosa, credo, argilla rosa e pompelmo, ma di argilla quanti cacchio di colori ci sono? E poi abbiamo la maschera dissetante viso all'aloe e ginkgo. Era tantissimo tempo che volevo fare uno shopping di maschere viso come si deve e non vedo l'ora di provarle tutte. Questa volta quando le proverò vi farò sapere nelle storie di Instagram. E adesso, terza parte per magia. In questa parte vi faccio vedere 3 cose. La prima, se vi ricordate, nella wishlist natalizia avevo messo anche un calendario, perché appunto è una cosa che a me piace utilizzare. E appunto mi sono presa questo della Eric, che è una marca abbastanza famosa tra l'altro per queste cose molto positive, in toni rosa, dorato e nero. Ogni mese c'è una frase positiva. Io penso che per iniziare il 2021 dopo quest'annaccio sia la cosa migliore. Esattamente come lo volevo, l'ho pagato anche abbastanza poco e l'ho preso su Amazon. Un'altra cosa che desideravo sono questi, ovvero 6 incensi ai profumi fiorati: gelsomino, lavanda, muschio, rosa, sandalo e tuberose. Incensi in bastoncino, e appunto ce n'è tantissimi e non vedo l'ora di provarli. Dato che io sapevo perfettamente che o mi sarebbero arrivati o me li sarei acquistati da sola, mi sono presa anche 3 porta incensi, questi presi dal China proprio a un prezzo irrisorio, perché io non ho dei porta incensi. Tutto l'anno scorso, quando ho iniziato questo trip degli incensi, ho utilizzato delle spugnette. Passiamo a un regalo, uno degli ultimi, che mi ha fatto veramente un sacco piacere. Sempre nel video della wishlist natalizia, che è uscito mi sembra il 19 dicembre, avevo detto che il primo desiderio che avevo era una scrivania. Una scrivania per poter lavorare al computer senza avere il mal di schiena e senza somigliare al gobbo di Notre Dame. E mi è arrivata! Ebbene sì, la mia mamma ha fatto questo. Non è una scrivania che potete trovare acquistata, perché mia mamma aveva quest'asse di legno in cantina. Con solo il suo ingegno e la sua grandissima passione per il bricolage ha ideato questa cosa. Ragazzi, è enorme, vabbè, lo vedete anche dal computer, rispetto a quello che avevo prima, cioè questi cosi impilati uno sopra l'altro con sopra il computer, è la manna dal cielo. Penso che sia stato il regalo più apprezzato. Andiamo ora con l'ultima interruzione, ve lo giuro, di questo video. Cambio location perché dovevo fare il bucato assolutamente adesso e c'è il bucato in lavatrice, fa un sacco di casino. Siamo qua alla quarta parte del nostro haul, ma non ho niente da farvi vedere perché aspettavo appunto, come vi ho detto nelle stories di Instagram, il pacco da libraccio, ma non mi è ancora arrivato. Era l'ultima parte dei miei autoregali di Natale, l'avevo ordinato il 27 di dicembre, doveva arrivarmi tra l'8 e il 12, ma non è ancora apparso sui nostri schermi perché c'era un libro che probabilmente è andato via nel frattempo, che era in lavorazione, quindi ho
dovuto rimaneggiare tutta la roba e quindi insomma non mi è arrivato e non ho niente a farvi vedere. Però seguitemi su Instagram perché appena mi arriverà il pacco nelle stories vi farò vedere i libri che mi sono autoregalata, spezzando il fioretto solito che faccio per quanto riguarda le mie letture in sospeso nella mia libreria. Non comprerò più altri libri fino a giugno, quando ci sarà il prossimo haul. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Se avete visto qualcosa che vi può interessare, commentate qua sotto e cercherò di aiutarvi a capire dove potete acquistare le varie cose. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, non credo, ma comunque supportatemi, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con la prima reaction del 2021 e sono curiosa di sapere se indovinerete su quale serie. Ho deciso di fare questa cosa. Invece il prossimo haul sarà ovviamente il 15 giugno in occasione del mio compleanno, che è il 6 giugno, ricordatevelo. Un bacione e ci vediamo domani.